Il promontorio presente sul Mediterraneo meridionale e la depressione presente sull'Irlanda fanno fluire sull'Italia correnti sudoccidentali. Alcune ondulazioni in quota portano un po' di instabilità in questi giorni sulle Alpi. Lunedì invece giungerà un deciso fronte atlantico. Per sabato prevediamo bel tempo su Pianura e Costa, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, caldo afoso in pianura, specialmente di pomeriggio, mentre sulla costa soffrirà brezza anche sostenuta nel pomeriggio che tenderà a mitigare il caldo. In montagna, bello al mattino, con la possibilità di qualche locale temporale nel pomeriggio, più probabilmente al confine con il Cadore. Temperature massime attorno ai 33-34 gradi in pianura, attorno ai 29-30 sulla costa. Domenica ancora partiamo bene al mattino con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso ovunque, poi in montagna aumenterà rispetto a sabato la probabilità di qualche rovescio, di qualche temporale, più probabile sulla cresta di confine e al confine con il Cadore. Temperature massime ancora attorno ai 34 gradi in pianura, ancora attorno ai 30 sulla costa, dove soffrirà brezza di pomeriggio sostenuta che tenderà appunto a mitigare il caldo. Per lunedì peggioramento del tempo, c'è cioè un deciso fronte atlantico che porterà cielo prevalentemente coperto o nuvoloso su quasi tutta la regione, con piogge da abbondanti e intense, temporali diffusi e sulla costa soffrirà un po' di vento da sud. La temperatura calerà con temperature massime attorno ai 26-27 gradi. Poi avremo qualche giornata con tempo variabile e temperature piuttosto fresche. Dall'Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, Livio Stefanuto.